Avrebbe dovuto essere in soggiorno obbligato a Cesena, ma contemporaneamente, secondo l'accusa, continuava a gestire gli affari della cosca calabrese Pasquale Condello, suo consuocero. L'imprenditore calabrese Alfredo Ionetti, amministratore di fatto della società Sornova di Cesena, è stato così arrestato dagli agenti della squadra mobile di Forlì insieme ai figli Daniele di 29 anni e Paolo di 31, con l'accusa di associazione mafiosa finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da estorsioni ed usura, abusivismo finanziario e appropriazione indebita. Nel 2009 Ionetti era stato assolto dalle accuse, ma il tribunale aveva poi disposto con un nuovo provvedimento la confisca dei beni e l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno a Cesena. Ma di fatto Alfredo Ionetti continuava ad avere pieno potere decisionale all'interno delle imprese che il Tribunale di Reggio Calabria aveva invece affidato ai custodi giudiziali. Per questo è stato arrestato all'alba di questa mattina dalla squadra mobile di Forlì su ordinanza di custodia cautelare in carcere sostenuta dai sostituti procuratori Fabio Di Vizio, Marco Forte e Sergio Sottani della Procura di Forlì. Secondo quanto raccolto dalle indagini, i custodi giudiziali avevano di fatto lasciato nelle mani del 79enne Ionetti e dei figli la gestione delle imprese e dei rapporti con i clienti, quasi tutti pregiudicati e alcuni con reati legati alla malavita organizzata. Coinvolta nell'indagine anche la segretaria della Sornova, la 44enne Katia Lucchi Casadei. Le indagini sono scaturite da segnalazione della Banca d'Italia per operazioni sospette emerse presso un noto istituto bancario locale, dove Ionetti nell'anno 2009 aveva acceso un conto corrente utilizzato per l'incasso di cambiali da diversi soggetti per un valore di 263.000 euro.